Buongiorno, mi chiamo Paolo Bortolato e lavoro nel gruppo strutture di Enginesoft a Padova. Oggi parlerò di FemFat e del suo utilizzo nella verifica fatica di un telaio saldato fatta secondo Eurocodice 3. Per chi non lo conoscesse, FemFat è un software per la previsione della vita fatica di componenti o di sistemi complessi. E si basa su calcoli fatti precedentemente attraverso un FEM per determinare il campo di tensione. Visto che non possiamo sforare nei tempi, conviene che se ci dovessero essere delle domande, le scriviate in chat e dopo o nei prossimi giorni cercherò di rispondere ad ogni vostro quesito. Il webinar cercherà di toccare i seguenti punti. Dopo una breve introduzione in cui richiameremo i concetti fondamentali della fatica, faremo una carrellata sui moduli che compongono FemFat. Poi proveremo a verificare, secondo Eurocodice 3, un piccolo telaio saldato usando il modulo Basic, arrivando ad illustrare passo passo come si definiscono i cordoni di saldatura e come si imposta l'analisi all'interno di FemFat. Inizio la presentazione con due immagini un po' forti. Sono due foto che documentano due disastri legati al cedimento di un componente strutturale per effetto della fatica. Wöhler fu il primo ad indagare il fenomeno per cui inspiegabilmente si verificavano rotture di assali ferroviari come se il metallo resistesse molto meno se caricato ciclicamente rispetto a una sollecitazione statica. E qui siamo nella seconda metà dell'Ottocento e Wöhler intraprese uno studio sistematico per diversi provini che portò a correlare la resistenza di un materiale alla sollecitazione ciclica a cui era sottoposto. Potremmo descrivere quindi il fenomeno della fatica dicendo che è un fenomeno che porta ad un progressivo danneggiamento del materiale, iniziando da microintaglio di spontaneità e procedendo con la propagazione del difetto che porta alla riduzione progressiva della sezione resistente, per cui alla fine si arriva alla rottura per schianto. Quando parlo di microintaglio di spontaneità, mi riferisco ad inneschi di cricca dovuti ai bordi di grano, oppure all'inclusione non metalliche, ai composti interstiziali, e alla rugosità superficiale. In questa slide richiamiamo brevissimamente le grandezze fondamentali usate per descrivere un carico dinamico, che può essere completamente in compressione, alternato oppure completamente in trazione. Quindi R è definito come il rapporto di sollecitazione. Sigma A è definito come la tensione alternata e sigma M è definito come la tensione media. Arriviamo alla curva di Wöhler, che è un grafico su base statistica che mette in relazione la componente alternata di un ciclo di fatica con il numero di cicli che un provino sopporta prima della rottura. Nel grafico si vede bene la correlazione tra cicli di carico e curva SN. L'equazione della curva di Wöhler è N per delta sigma A alla K uguale costante. La pendenza, il limite di fatica e il numero di cicli limite dipendono da molti fattori. E adesso conviene elencarli perché sono molto importanti. Quindi dipendono dal materiale, dalla dimensione, dalla finitura superficiale, quindi dalla rugosità, dalla forma e quindi dal gradiente dello stress, dai trattamenti tecnologici superficiali, meccanici, termici e dai rivestimenti, quindi dalla presenza di una tensione media non nulla, dal tipo di sollecitazione, dall'ambiente, dalla temperatura, quindi e dalla modalità di variazione del carico, dalla storia precedente del pezzo e non ultima dall'influenza statistica. Questi fattori modificano la curva come si vede in queste immagini, cioè fanno variare la pendenza della curva, alzano o abbassano il limite a fatica e
e fanno variare il numero di cicli a cui si presenta il ginocchio della curva di Wöhler. Un'attenzione tutta particolare merita il ruolo della tensione media e come considerarla nell'analisi a fatica, per cui è necessario introdurre il diagramma di Haig che riporta la tensione alternata a rottura in funzione della tensione media per un fissato numero di cicli e che presenta questa forma tipica. Oggi non ci soffermeremo su come si può costruire questo diagramma, ma vediamo come sia fondamentale per considerare la tensione media nel diagramma di Wöhler. Ecco quindi che partendo dal diagramma di Haig riferito al numero di cicli limite di fatica, è possibile ridisegnare il diagramma di Wöhler per ogni punto del pezzo che stiamo studiando, tenendo conto della tensione media. Quindi, attraverso Haig, noto sigma m, viene calcolato il nuovo limite a fatica e da questo la nuova pendenza k della curva Sn. Ora torniamo un momento su un FanFat e facciamo una breve carrellata sui moduli che lo compongono e che possono essere acquistati separatamente. Ogni modulo affronta il problema della fatica in un diverso ambito fisico. Quindi ora guardiamo rapidamente quali sono i moduli di FanFat e per ognuno di questi conviene spendere due parole per inquadrarlo. Allora, troviamo il modulo Basic, che è un modulo che consente l'analisi a fatica di componenti soggetti a un carico proporzionale. È possibile aggiungere alla condizione di massimo e di minimo anche un carico di presollecitazione statico, tipo per esempio il precarico dei bulloni. Il MAX, questo modulo, che in realtà poi si divide in due, channel MAX e transmax, consente di combinare linearmente storie di carico variabili nel tempo, e questo è channel MAX, oppure distribuzione transitoria di carico, e questo è transmax. Poi troviamo lo spectral. Spectral opera nel campo della fatica dovuta a carichi multiassiali e stocastici. Questo modulo quindi permette di studiare fenomeni nel dominio della frequenza mediante la funzione PSD, Power Spectral Density. IT, questo modulo permette di valutare il comportamento fatica di componenti caricati sia strutturalmente che termicamente, prendendo in considerazione fenomeni di creep e di ossidazione superficiale. Poi abbiamo il Visualizer, che è un ottimo post-processore per visualizzare i risultati del FEM e chiaramente quelli di FEMFAT. Inoltre è un preprocessore per definire correttamente e in modo molto semplice le saldature da utilizzare nel modulo Weld, e poi lo vedremo nel corso della presentazione. Il Break permette di calcolare i coefficienti di sicurezza statica e lavora in combinazione con Basic e con Max. Quindi viene in aiuto al progettista per post-processare, per esempio, grandi quantità di dati, per ricercare i corretti valori dei fattori di sicurezza anche attraverso la correzione di Neuber per i picchi di tensione. Poi troviamo il modulo PLAST, che è una feature che permette di ricalcolare, secondo appunto la legge di Neuber prima citata, le tensioni che derivano da un'analisi elastico-lineare che superano localmente la tensione di snervamento per effetto, per esempio, di una discontinuità geometrica. Quindi nel calcolo della vita a fatica si opera con valori di tensione rimodulate per quanto riguarda i valori di picco. Quindi troviamo Weld, che permette il calcolo della vita a fatica di giunti saldati secondo varie normative, per esempio l'Eurocodice 3.9, la DIN 15.018, l'EBS ed altri. Lo Spot. Questo modulo consente di ricalcolare la vita a fatica dei giunti ottenuti con punti di saldatura oppure attraverso dei rivetti. E per finire il Laminate. Laminate, che è un modulo che consente di verificare a fatica materiali compositi, con la limitazione teorica che le fibre abbiano lunghezza infinita. Ora entriamo nel vivo del tema di questo webinar
impostando la verifica fatica di un telaio secondo l'eurocodice 3 con FemFat. Per fare questo è necessario richiamare qualche concetto chiave dell'eurocodice senza avere però la pretesa di esaurire l'argomento oppure di sviscerare tutte le problematiche. L'eurocodice propone due metodi per la verifica fatica. Il metodo del danneggiamento accettabile, Damage Tolerant Method, e il metodo a vita sicura, Safe Life Method, ma di fatto fornisce specifiche prescrizioni solo per il secondo. Il calcolo può essere condotto o considerando le tensioni nominali o le tensioni di hotspot. Per i cordoni di saldatura si considera solo il contributo delle tensioni normali, trasversali, e delle tensioni tangenziali parallele. Per il conteggio dei cicli si può usare sia il metodo drain flow, sia il metodo del serbatoio, e il calcolo del danno viene fatto attraverso la regola di Miner. L'eurocodice fornisce dei prospetti in cui sono catalogati gran parte dei tipologici di saldatura secondo specifiche categorie. Il numero che definisce la categoria altro non è che il delta sigma C a 2 milioni di cicli. Nella scelta della categoria bisogna considerare la geometria del giunto, la direzione e la tipologia del carico, la zona di rottura attesa e il tipo di saldatura. Per un particolare saldato si può anche stabilire la classe per via sperimentale. Basta che sia garantita una probabilità di sopravvivenza della resistenza a fatica delta sigma C a 2 milioni di cicli del 95% ed un intervallo di confidenza del 75%. Nello studio del fenomeno della fatica, l'eurocodice fa ricorso ai valori di progetto dell'intervallo di variazione della tensione nominale, cioè delta sigma E2 e delta tau E2, che corrisponde alla tensione che genera un danno a 2 milioni di cicli uguale alla somma dei danni prodotta dallo spettro di carico. Questo è molto importante. La normativa esplicita l'equazione della curva di Wöhler, quindi n per delta sigma alla k uguale costante, per le curve standardizzate. Quindi, partendo dalla categoria del dettaglio, si può ricostruire la corrispondente curva Sn, sapendo che per un numero di cicli inferiore a 5 milioni la pendenza è fissata a 3. Per un numero di cicli tra 5 milioni e 100 milioni la pendenza è fissata a 5 e poi la curva è ipotizzata orizzontale, vale a dire che sotto delta sigma L non si ha danneggiamento per fatica ed è noto come cutoff limit. Discorso analogo viene fatto per le tau, però la pendenza è sempre pari a 5 fino al cutoff delta tau L posto a 100 milioni di cicli. La saldatura passa alla verifica quando vengono soddisfatte le seguenti relazioni. Quindi deve avvenire che la variazione della tensione nominale modificata o geometrica, sigma e tau, sia inferiore rispettivamente a una volta e mezza lo slevamento oppure una volta e mezza lo slevamento diviso radice di 3. L'eurocodice da questa definizione per tensione nominale modificata o geometrica. Allora, la tensione nominale si ricava dal calcolo a mano per capirci ed è quella con cui si entra nella tabella dei dettagli. La tensione modificata è quel campo di tensione che si genera in corrispondenza di bruschi cambi di sezione o quando si verificano errori nel posizionamento delle piastre prima della saldatura. In questo caso la tensione modificata si calcola dalla tensione nominale attraverso opportuni coefficienti amplificativi. Poi l'eurocodice richiama il concetto di tensione geometrica, che è la tensione di hotspot, a
per cui si calcola un ampio gradiente della tensione in corrispondenza del piede di saldatura per dettagli che rientrano nella tabella B1 e tipicamente sono i valori di tensione calcolate attraverso il FEM. Poi, ritornando alle prescrizioni date dall'Eurocodice, dopo la verifica rispetto allo snervamento, deve essere verificata, bisogna verificare che la variazione della tensione equivalente di progetto sia inferiore a delta sigma C diviso gamma MF e a delta tau C diviso gamma MF. Nel caso di sollecitazione combinata delta sigma E2, delta tau E2, la somma dei danni deve essere complessivamente inferiore a 1. Ed eccoci arrivati finalmente al modello geometrico del telaio su cui faremo la verifica. Ed è costituito da due tubi, uno 160x50 spessore 6 e uno 100x100 spessore 6 sempre. I due tubi sono uniti tra loro con una saldatura d'angolo di lato 6. I lati libri sono chiusi con due piastre che servono per il fissaggio al muro e da una piastra che riceve la sollecitazione. E anche qua ho considerato una saldatura di lato 6. Il carico chiaramente è ciclico e varia da 4500 N verso il basso e 1250 verso l'alto. Il modello FEM è stato implementato in ANSYS Workbench con elementi lineari di tipo Shell 181. In questa slide vediamo il modello implementato appunto in ANSYS Workbench e in particolare i sistemi di vincoli. Ho incastrato i nodi sui bordi dei fori, li vediamo alle lettere B e C. E vediamo anche le condizioni di carico prese in considerazione. Sono indicate dalla lettera A e sono i 4500 di cui parlavo prima verso il basso e 1250 N verso l'alto, applicati sull'edge della superficie. Insomma. Fatto girare il calcolo, otteniamo questi risultati con i quali obiettivamente non è immediato verificare i cordoni di saldatura. È necessario infatti ricavare le sigma, le sigma perpendicolare, le tau perpendicolare, le tau parallele, seguendo i percorsi delle saldature che possono essere anche particolarmente tortuosi. Amplificare poi i valori per tener conto del dettaglio di saldatura, il piede e la radice e considerare la storia di carico. Quindi non è una procedura semplice. Ora proviamo a vedere come deve essere implementato il calcolo all'interno di FEMFAT. Come vedete, FEMFAT si presenta con un'interface di tipo wizard, per cui guida il progettista passo passo nell'impostazione dei parametri di analisi fino al risultato finale. In basso a sinistra si trovano i moduli di cui ho parlato qualche slide fa. Dopo aver selezionato il modulo Basic, si inizia importando il modello FEM utilizzato per le analisi. In questo caso l'analisi è stata implementata all'interno di ANSYS Workbench, da cui è stato esportato un file CDB. Il FEM usato per il calcolo può anche non essere ANSYS, perché FEMFAT accetta in input la maggior parte dei FEM in commercio. Attraverso Visualizer si definiscono in modo semiautomatico le saldature che uniscono le diverse parti del telaio. Per fare questo si inizia scegliendo il database delle saldature della norma di riferimento, in questo caso ho preso l'Eurocodice 3. E ho detto si definisce le saldature in modo semiautomatico perché Visualizer guida l'utente nella definizione della saldatura. Prima proponendone il percorso e poi interpretandone la tipologia di saldatura, partendo dalla geometria del FEM. L'ultima parola però spetta all'utente, che può confermare o modificare la tipologia di saldatura proposta scegliendone una tra un database assolutamente completo.
Per esempio, qui abbiamo scelto una saldatura ad angolo di classe 36 alla radice e 71 al piede. Qui invece abbiamo scelto un giunto sovrapposizione con saldatura ad angolo di classe 36 alla radice e 50 al piede. Sì, una volta definite tutte le saldature si può esportare il file in formato WDF in cui sono contenute le definizioni delle varie saldature implementate. Ora si torna a FE Entities e si importa il file esportato da Visualizer con la definizione delle saldature. Nel pannello riassuntivo, al centro, appariranno il numero di nodi e di elementi che partecipano a formare la saldatura. Poi si selezionano i nodi su cui eseguire l'analisi e a cui associare le caratteristiche meccaniche e tecnologiche. In Workbench le name selections vengono importate come gruppi, quindi è possibile predisporre già tutto quello che servirà a fan fatta all'interno di ANSYS. Si importa il file RST dei risultati e si seleziona il load step che rappresenta la condizione di massimo e quello che rappresenta la condizione di minimo. Qui sarebbe possibile definire la condizione di carico costante data, per esempio, in questo caso, dal precarico dei bulloni. Si seleziona il materiale dall'ampio database fornito da FanFat, sono stati caratterizzati più di 400 materiali, oppure lo si crea usando il tool Material Generator. In questo caso basta conoscere il tipo di materiale, la rottura e lo snervamento. Noi abbiamo scelto un FE 510. Poi si deve impostare il load spectra, cioè il numero di cicli e il fattore di amplificazione del carico. Questo è un passaggio molto importante perché combinando più step in cui si fa variare il numero di cicli, per esempio l'ampiezza di sollecitazione e la tensione media, si può costruire un rainflow complesso che può descrivere gran parte delle situazioni reali che un progettista è chiamato ad affrontare. Per cui il modulo basic può essere sufficiente per descrivere la maggior parte dei più comuni problemi ingegneristici. Qui, come esempio, ho provato a popolare il Rainflow con 6 pacchetti di sollecitazione. Quindi si passa a definire le caratteristiche ai gruppi di nodi, cioè il materiale, la rugosità, la temperatura, la microstruttura, il trattamento superficiale, la finitura della saldatura, per esempio. E poi si attivano i fattori di influenza da considerare nell'analisi, come la rugosità, l'applicazione della legge di Neuber, l'influenza statistica, lo stress residuo e altri. Si passa poi ad attivare il modulo Weld, scegliendo una normativa secondo cui eseguire la verifica. Oltre all'Eurocodice 3.9 sono implementate le British Standard 7608, e parti di altre norme come IIV oppure la DIN 13001, la DVS 1612, l'FKM, la DVS 1608 e anche un metodo proprietario. Poi si impostano i parametri dell'analisi. E i risultati che si vogliono ottenere e gli output che si vogliono esportare. Quindi, per esempio, se si vuole ottenere il danno oppure il safety factor, si deve operare a questo livello qui. Si finisce chiaramente lanciando l'analisi e guardando i risultati ottenuti. Si può chiedere a FanFat di generare la curva SN di Wöhler, il diagramma di Haig, le
il rain flow per il punto più critico oppure per una selezione di nodi. Scegliendo il safety factor, FanFAT restituisce nel punto più critico i valori delle tensioni usate per il calcolo. Eccoci qua i risultati, quindi FanFAT restituisce il danno oppure il safety factor se lo avessimo fatto calcolare come valore di massimo all'interno del telaio oppure saldatura per saldatura. Inoltre dà una serie di informazioni sulle saldature che sta verificando, come per esempio il nodo di inizio e quello di fine. Per poterla individuare. Il danno, in questo caso un danno rilevante di 1.617, l'elemento in cui si presenta lo stress massimo, il tipo di saldatura secondo FanFAT, il tipo di nodo, cioè la sua posizione, in questo caso il numero 106 significa nodo di inizio saldatura. Il fattore di intaglio, anche qua un numero importante, 19.1, e la posizione NWU top, che significa alla radice della saldatura e al top dell'elemento di saldatura. Questo lo può fare, come dicevo, o su tutto il telaio, quindi trovando il punto più danneggiato. Anche però saldatura per saldatura, guardando come può essere eventualmente ottimizzata poi il processo di saldatura. Quindi con questo ho finito la mia presentazione. Se ci sono delle domande, scrivete nella chat e poi cercherò di rispondere oppure nei prossimi giorni vi contatterò. Mi sembra di essere rimasto all'interno del tempo, e quindi, sono qua a disposizione.